sindaca, dove si trova? Sono venuta a fare una passeggiatina fuori, a trovare i miei amichetti. Amichetti? I gabbiani? I suoi amichetti? Sindaca Raggi? Sono persone che mi piacciono moltissimo, con cui spero di collaborare in futuro. Ah. Faremo grandi cose. Senta, avete spostato un po' di immondizia. Si sente bene? Sì. Dovrebbe essere un bel momento, no? L'assoluzione, il referendum sull'ATA che è andato a farsi benissimo. È un bel momento quando ritrovo questi miei amici. Abbiamo tantissimi progetti, veramente. Sì? Uh-huh. Con i suoi amici? Sì. Gabbiani? Sì. Ho capito. Lei parla... Se, ma può lasciare un attimo da perdere i gabbiani? Al di là della vicenda processuale, mi scusi, sindaca, resta il fatto che i romani, scusi se mi permetto, cominciano a manifestare un po' di insofferenza, diciamo, per gli alberi che cadono, gli autobus che... Guardi, la fermo subito. Lei mi concederà che i romani hanno un pochino il vizio di lamentarsi? Sì, prego. E che hanno anche un pochino l'abitudine di ricordarsi un pochino quello che gli pare, perché io durante tutta la campagna elettorale sono stata molto chiara, ho detto: se vincerò io le elezioni, governeranno i romani. Sarei io che mi dovrei lamentare con i romani e dire: che cosa avete fatto in questi 2 anni e mezzo di governo? Perché gli autobus prendono fuoco? Perché gli alberi cascano? Ma appunto, infatti, non colgo, scusi. Io ho pure cercato di coprirli inizialmente, le dico la verità, ho detto diamogli fiducia, sono passati soltanto 6 mesi, poi è passato un anno, ho detto le cose da fare a Roma sono tante, però adesso sono passati 2 anni e mezzo. Infatti. Un sassolino dalla scarpa me lo posso togliere? Sì. Posso dire che veramente non si sente nessuna aria di cambiamento, anzi che si sente una gran puzza? No, infatti, la sentiamo pure noi, sindaca, scusi, esattamente la stessa critica, se mi permette, che fanno a lei. Dove sarebbe quest'area di cambiamento? È tutto fermo, funziona niente, manco l'immondizia. Manco l'immondizia, manco i trasporti, manco il traffico. Infatti... Perché io per accompagnare mio figlio a scuola ci metto 2 ore in più di quanto ci mettevo prima, non mi tornano i conti. Proprio si vede nella qualità della vita di tutti i giorni. No, scusi. No, mi scusi. Sì, no, però, mi scusi. No, perché no. Lo dobbiamo dire. Sì, lo, no, sindaca, io mi sono stata zitta fino adesso, mi sono detta: Virginia, morditi la lingua. Sì, ho capito. Lasciamoli lavorare. Tutto sommato, non hanno mai lavorato in vita loro. Forse hanno bisogno di ingranare? No, ma chi non ha mai loro lavorato? Scusi, i romani o i 5 Stelle? E questa è una battuta? No. No. Però mi... No, se è una battuta io rido. No, se è una battuta io rido, però non è il momento di fare battute. Scusi, sindaca, mi costringe a insistere sullo stesso punto. No, è lei che è stata eletta, è lei che dovrebbe dare delle risposte. Basta con questa ipocrisia, lo sapete tutti quanti benissimo. Io sono stata eletta con il 67% dei voti. Esatto. Ma poteva capitare a chiunque di voi, lo sapete benissimo. Io, sì. Il mio dovere di cittadina, il mio dovere di cittadina, io lo faccio tutti i giorni, insieme anche agli altri cittadini della giunta. Volete sapere le tante cose buone che abbiamo fatto oggi? O vogliamo parlare soltanto delle cose che non funzionano? Me lo date un minutino, soltanto un minutino, per dire le tante cose buone che abbiamo fatto oggi? Sì, ecco, glielo do. Allora, sedetevi, reggetevi forte. Oggi abbiamo messo un tubo grigio, grosso, sì. Per così. Sì. E se mi permette, perché? A che serve? Questo forse dovrebbe chiederlo l'assessore alla mobilità, io sa, faccio la sindaca, non è che posso stare appresso a tutti i dubbi. Sì, ma sto tubo grigio a che serve? No, per avere almeno un'informazione. Guardi, forse lei evidentemente non ha mai visitato il sito del comune, perché no. Se l'avesse visitato saprebbe che noi abbiamo indetto uno sportello per rispondere proprio a questo genere di domande. Uno sportello che sta aperto dalle 8 alle 8. No, allora scusi, è un vizio, noi li conosciamo, scusi, questi sportelli. Quello è uno sportello della Prima Repubblica, sindaca, dai, non... ci provi, scusi, Ad ogni modo, io la fiducia nei romani non ce l'ho più, per fortuna ora abbiamo questi gabbiani con cui abbiamo tantissimi progetti. Scusi, non ho capito, fiducia nei gabbiani? Nei gabbiani, che non significa naturalmente soltanto gabbiani, significa naturalmente anche topi, significa anche volpi, significa anche cinghiali, significa soprattutto
pappagallini verdi, che sono anche loro con noi, e speriamo presto significhi anche pecore. No, scusi, non la seguo. Pecore. Non la seguo. Pecore anche, sì, ha fiducia nelle pecore. Non la seguo. Faremo quindi grandi progetti. Abbiamo voluto sentire un grandissimo progetto che abbiamo insieme ai Gabbiani. Prego. Si ricorda, siamo vicino al Natale. Sì. Si ricorda l'anno scorso con l'albero di Natale sono successe degli incidenti, si è parlato tanto. Quindi parla del famoso spelacchio, come dimenticare. Esatto, cioè, è stato abbastanza straziante. Sì. Bene, e quest'anno non ci troveranno impreparati. Abbiamo già l'albero di Natale per il 2018. Bene. Sarà Paola Taverna. Paola Taverna, sarà l'albero di Natale. E comunque, daje. Daje, sindaca, daje, grazie. La lascio con i suoi amici.